Si è conclusa la 14ª edizione del Festival Nazionale Il Giullare, teatro contro ogni barriera di Trani. Vincitrice del contest, una compagnia teatrale di Rovereto, ma gli appuntamenti del Giullare continuano sino al prossimo 7 agosto. Ascoltiamo. Si è conclusa con la vittoria di Collettivo Clochard, la compagnia teatrale di Rovereto, che ha portato in scena lo spettacolo Down, la 14ª edizione del Festival Nazionale Il Giullare, teatro contro ogni barriera di Trani. La premiazione del contest teatrale si è tenuta in piazza Mazzini, dove si trova la Locanda del Giullare, il ristorante gestito dai ragazzi con disabilità e fragilità sociali. Emozione per il premio ricevuto e una sorta di iniezione di fiducia per continuare il proprio lavoro. Sono queste le sensazioni di Michele Comite, regista della compagnia vincitrice. Voglio davvero condividere questa felicità con tutti coloro che stanno contribuendo alla creazione di questo nostro nuovo lavoro. Un lavoro appena nato, ma che ci sta dando davvero tanta gioia. E questo premio è un'ulteriore iniezione di fiducia per continuare a lavorare. Per una settimana la città di Trani ha cambiato volto. Spettacoli teatrali, musica, cabaret e presentazione di libri in un grande palcoscenico che ha coniugato cultura e spettacolo, ma anche integrazione e solidarietà. Sul palcoscenico attori con e senza disabilità, in grado di regalare forti emozioni. È successa la solita magia che il palco del Giullare da anni ci regala, che è quella dell'inclusione attraverso l'arte. Abbiamo avuto compagnie provenienti da tutta Italia, da Rovereto, da Trento, da Cuneo, da Livorno, da Verona. Ci hanno regalato una settimana di grande qualità artistica su quel palco, in cui, come sempre avviene, la diversità si annulla, perché in quel palco, su quel palco ciascuno recita un ruolo e una parte. Ed è, diciamo, è la sfida culturale del festival: promuovere cultura di inclusione e annullare un po' le diversità, che di solito sono viste come un qualcosa di cui portatrice solo di bisogni e invece una grande risorsa per tutti noi. Ma gli appuntamenti del Giullare non terminano qui. Sino al prossimo 7 agosto, tra gli eventi di spicco, c'è la partecipazione di Alberto Bertoli, figlio di Pierangelo, che a 20 anni dalla sua scomparsa, il 6 agosto, racconterà le canzoni in Piazza Duomo. Qui in Piazza Mazzini, dove si sta svolgendo la serata conclusiva del contest di teatro, ci sarà la presentazione del libro di Luca Trapanese, a seguire il 28 la proiezione del cinema del film Marilyn agli occhi neri. Poi ci sposteremo a Palazzo Beltrani per la presentazione di un docufilm sulla condizione della disabilità in Africa, e poi il gran finale 6 e 7 agosto in Piazza Duomo con il concerto di Alberto Bertoli a 20 anni dalla morte del padre, di cui ne canterà e racconterà la vita, e il gran gala conclusivo il 7 agosto in Piazza Duomo con grandi ospiti provenienti un po' da tutta Italia.